6 viaggi con uno sversamento di rifiuti speciali di 8 quintali ciascuno da dicembre inizio febbraio, tutto registrato dalle telecamere di videosorveglianza. Scoperta a Casalserugo una discarica abusiva grazie a un'indagine condotta dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione Prati Arcati guidata dal comandante Daniele De Sanctis. Da fine anno sulle tracce di chi, approfittando del fine settimana, continuava a portare materiale edile di scarto in quest'area, nella zona artigianale di Casalserugo, a ridosso della pista ciclopedonale. Diverse le segnalazioni ricevute dai cittadini che hanno inviato varie foto. Grazie all'incrocio dei dati delle telecamere di videosorveglianza del territorio e al posizionamento di vere e proprie fototrappole, gli agenti hanno individuato i responsabili, una piccola azienda edile della provincia di Padova. Per i due titolari dell'impresa e 3 dipendenti è scattata la denuncia per smaltimento illecito di rifiuti e creazione di discarica abusiva. Su mandato dell'autorità giudiziaria, tutta l'area, circa un ettaro di terreno, è stata sottoposta a sequestro. Duro il commento del sindaco di Casalserugo, Matteo Cecchinato. Questo è un atto che violenta il nostro territorio. Non solo è un reato contro l'ambiente, ma contro la salute dei nostri cittadini. Dobbiamo prevenire questi comportamenti attraverso una sorveglianza sul nostro territorio, ma formando anche una cultura ambientale rivolta ai giovani. E soprattutto è necessario pena certa e pesante contro i responsabili, perché questi comportamenti non ci devono più essere.